Avvocato D'Abramo, sindaco di Leporano, l'abbiamo detto più volte, un'estate a Leporano, 19ª edizione dell'estate leporanese, che asseconda le diverse sensibilità. Questa sera la disco music per i più giovani e non solo. Appuntamento con i DJ di Radio Norb è importantissimo questa sera, perché dovrebbe attrarre i giovani e i meno giovani, perché parliamo di disco music degli anni, musica dance degli anni 70. La vedo esperta in materia, anche perché ho fatto il DJ da giovane. Sono stato in radio, quindi a me piace la musica e ho trasmesso questo mio amore a mio figlio che fa il DJ, quindi figlio d'arte. Chissà che un giorno non diventi sindaco. Non credo. Conoscendo il padre sarebbe una garanzia. Vedremo, ma non credo. Adesso, al di là della battuta, guardiamo al presente, poi il futuro si vedrà. Molto presto però. Un coinvolgimento popolare, è giusto che i giovani si divertano, ma vogliamo anche mandare un messaggio sociale, una campagna di sensibilizzazione alla sicurezza sulle strade, quando si va in discoteca, a non lasciarsi, a non cadere nelle trappole delle tentazioni in discoteca. È un leitmotiv che stiamo cercando di, su cui stiamo insistendo con i DJ, con gli operatori della disco music. Ah, sicuramente è un messaggio che comunque deve passare, e che è importante che passi per chiaramente la sicurezza e per la tutela dei nostri giovani e non, perché è importantissimo che si vada in discoteca a divertirsi, però senza abusare dell'alcol e altre sostanze. Quindi un sano divertimento, senz'altro. Tornando agli eventi musicali di Leporano, possiamo fare un brevissimo excursus. Abbiamo vissuto insieme musica nei vicoli, abbiamo ascoltato la tradizione canora popolare leporanese e ora la disco music, tanti generi musicali che assecondano le varie esigenze, i vari gusti, le diverse sensibilità. Chiaramente il calendario ha previsto una serie di eventi che accontentassero tutti i gusti, diciamo, musicali, e quindi è importante accontentare e andare incontro a tutte quelle che sono le varie desiderate dei cittadini e dei turisti che vengono ad allietarsi sul nostro territorio. Buona serata. Grazie.